Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Era giugno quando una Barbara D'Urso, ancora regina di Canale 5 e ignara di tutto, salutava col cuore i suoi fedelissimi telespettatori di Pomeriggio 5, augurandogli una buona estate e garantendo, come sempre, la sua presenza a settembre. Poche settimane dopo, l'amara sorpresa. Il suo ritorno a Mediaset. Subito dopo aver appreso la notizia della sua non riconferma, Barbara D'Urso ha rilasciato una intervista a Fiume al Corriere della Sera in cui si descriveva delusa quanto addolorata. Scenario ha ricordato a tanti il licenziamento lampo, senza spiegazioni, di Mike Bongiorno, 1934-2009. Beh, Carmelita ora è tornata. Barbara D'Urso, il ritorno sugli schermi di Canale 5. Siamo due professioniste diverse con storie diverse. Perciò non temo paragoni. Lei ha anche fatto cose che probabilmente neanche saprei fare. Quindi non c'è alcuna rivalità. Se la seguivo? Con un programma quotidiano mi era impossibile, ha raccontato recentemente Mirta Merlino sulla presunta rivalità con l'ex padrona nonché madrina di Pomeriggio 5, battezzato da lei nel 2008. Dove finirà Barbara D'Urso? Gli spettatori non hanno potuto credere ai loro occhi. La ex icona e regina di Cologno Monzese si è vista per la prima volta in quel di Mediaset dopo la inaspettata e spietata, stando ai suoi racconti, cacciata de là del biscione, Pier Silvio Berlusconi. Ieri Mirta Merlino è stata protagonista di Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia e la sua predecessora nel servizio è spuntata spesso lo stupore di tutti. A Mirta l'hanno rovinata con questa rubrica, l'hanno definita ancora regina, bravi, vabbè vi amo, che ridere, viva Barbara. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.